Stamattina, quando ha saputo della scomparsa di Maroni, qual è stato il primo pensiero? Ma il primo pensiero è stato ovviamente di tristezza, anche se non è una notizia completamente inattesa. Qual è il ricordo che più di tutti le è venuto alla mente? Ma sono tanti, diciamo, forse, ecco, ricordo quando mi ha chiamato Berlusconi per la prima volta e ha chiesto di andare giù da lui insieme appunto a Roberto, eravamo io il presidente del gruppo Lega al Senato, lui alla Camera, e mi ricordo abbiamo fatto questi due incontri con Berlusconi, siamo andati una volta con la macchina mia, una volta con la macchina sua a Arcore, e abbiamo avuto questo primo incontro da cui poi è scaturita l'alleanza e il governo in cui alla fine siamo entrati tutti e due. E nei tempi della Lega in cui non eravate ancora al governo, proprio i primi, cosa ricorda? Beh, allora, proprio i primissimi tempi c'era Maroni, ma non c'ero io, perché Maroni ha cominciato prima di me, poi si è preso una pausa, ha preferito dedicarsi all'attività professionale, per cui quando nell'86 sono entrato in Lega si parlava di Maroni, ma non era presente. Tant'è vero che alle elezioni dell'87 non si è nemmeno candidato. Abbiamo cominciato a rivederlo proprio nel 92, quando è stato eletto alla Camera dei Deputati e poi è diventato anche il presidente del gruppo. Ricordo anche i primi incontri col presidente della Repubblica, quindi è stato un periodo abbastanza tumultuoso, soprattutto il 94. Ricordo che ad esempio lui era contrario a lasciare il governo e quindi c'è stata anche una certa frizione all'interno della Lega. Ci Negli ultimi tempi vi eravate sentiti? siamo sentiti per telefono, dovevo vederlo, poi l'appuntamento è sfumato perché lui mi ha detto: "Guarda, non sto tanto bene, preferisco rimandare", e purtroppo non ci siamo più visti. Come verrà ricordato, secondo lei? Beh, diciamo come un grande politico, un grande leghista e grande politico, uno dei migliori sicuramente.